Ciao ragazze, innanzitutto, come state? Ciao, bene. Tutto bene, grazie. Evviva! Allora, notizia fresca praticamente di settimana scorsa, avete raggiunto 12 milioni di follower su TikTok, diventando le creator più seguite d'Italia. Come, cosa si prova, ecco? Non ce l'aspettavamo, ti dico la verità, essere sincere, cioè, è stato un traguardo per noi grandissimo, anche perché insomma 12 milioni di persone, a volte uno non ci pensa, ma sono 12 milioni di teste, fisicamente sono 12 milioni di persone, quindi sono veramente tante, siamo molto contente. Ma quando avete iniziato più o meno, cioè se mi raccontate un po' l'evoluzione anche di questo percorso, perché insomma voi fate dei TikTok, io vi seguo, molto molto elaborati, quindi complimenti innanzitutto. Grazie. Per la creatività, quantomeno. Abbiamo sempre avuto la passione per i video e per i social in generale, poi ci siamo approcciate al mondo TikTok nella prima quarantena, che avevamo anche tanto più maggior tempo per trascorrere su questa piattaforma, e abbiamo capito la potenzialità che poteva avere questo social, e abbiamo cercato di mostrare la nostra personalità, la nostra originalità attraverso questi piccoli sketch, video brevi di 15 o 60 secondi. Sì, noi abbiamo portato un format diverso, che è quello di due video, cioè un video più seguito da tutorial, dove spieghiamo come abbiamo realizzato il primo video, che qua in Italia ancora non c'era praticamente, e quindi diciamo che oltre a essere gemelle, la nostra forza è stata anche quella di portare un format diverso. Mi diverte molto il fatto che tra le principali domande che vi fanno c'è quante siete, cioè la gente, la preoccupazione principale della gente, perché non si capisce effettivamente dai video, insomma sembrate un milione. Sì, a noi ci piace confondere la gente, così la teniamo lì e dice oddio cosa c'è, cosa è successo, mettiamo sempre qualcosa nei video, ce la studiamo sempre. La terza gemella l'abbiamo chiamata Sara, ma c'è una quarta che si chiama Lucia. E poi potrebbero aumentare, ecco, insomma, all'infinito. Sì, a seconda dell'esigenza, esatto. Quando ci servono le tiriamo fuori. Esatto. Mi piace tantissimo avere follower stranieri, perché anche siamo in contatto con altri anche TikToker internazionali, quindi è bellissimo perché ti apre un mondo. E poi comunque la nostra è stata anche una scelta, noi abbiamo scelto di non scrivere in italiano ma di scrivere in una lingua un po' più internazionale come l'inglese, per poter dar modo a tutto il mondo di poterci capire e di poter capire anche i nostri contenuti. Infatti all'interno dei nostri contenuti noi non parliamo, ci piace come... perché comunque visivamente sono belli i colori, tutto quello che è bello piace, quindi sì, la nostra missione infatti è portare allegria e gioia nelle giornate, quindi ci fa piacere. Quali sono i commenti che magari vi fanno più piacere, ecco, di chi vi scrive? Beh, ovviamente come fate a essere così creative, non abbiamo mai visto un video così, cioè il fatto comunque che riconoscono che cerchiamo di essere uniche e portare qualcosa di diverso ci fa super piacere. Poi tanta gente magari tagga il proprio amico sotto al video e dice guarda, tieni d'occhio loro perché sono molto creative, puoi prendere spunto. E questa cosa a noi ci fa molto piacere, perché è proprio quello che vogliamo. Essere anche di ispirazione per gli altri che ci guardano. Comunque la musica la scegliamo in base anche a se ci piace o no, se sta bene col video, perché la musica è importante, deve andare comunque a ritmo, quindi... Sì, la musica conta tanto in TikTok, quindi deve starci bene nel video, ti deve piacere. Noi scegliamo musiche che ci piace anche ascoltare, perché se ci piace ascoltarle guardiamo anche con più piacere il video. Se invece la musica è insomma non tanto bella, anche il video può essere bello, però perde, no? Sì, anche tipo se fai un video bellissimo ma la musica è un po' moscia, non ha ritmo, non è neanche più bello guardare quel video. Esatto. Beh, noi siamo fortunati perché siamo in due, quindi essendo anche molto diversi caratterialmente abbiamo attitudini diverse, quindi ci siamo un po' divise i ruoli, io magari sono più portata per il montaggio, quella parte lì, mentre lei più la parte amministrativa, magari lei guarda la didascalia, gli hashtag, tutte quelle parti lì, insomma. E diciamo che occupa tanto tempo, occupa tanto tempo, perché comunque il pensare all'idea, la realizzazione dell'idea, poi magari tante volte l'idea che hai pensato non è realizzabile in un modo ma in un altro, poi comunque dobbiamo anche prendere le cose che ci servono ogni giorno, cioè
ci porta via tanto tempo. Noi ci dedichiamo tanto tempo perché ci piace, vogliamo, siamo meticolose, vogliamo che poi alla fine il video sia perfetto. Quindi tanto tempo. Poi Sì, ma non si complimenti. vede tutto il retroscena, ma ci dobbiamo fare mille doti, magari quando usiamo i colori, eccetera, cioè uno non sa tutto quello che c'è dietro. Sì, trovare il proprio modo di comunicare per mostrare le proprie passioni in modo originale e personale, perché solo così si riesce A a spiccare. spiccare nella massa. Bisogna essere unici, perché poi ti riconoscono per quella cosa, quindi bisogna trovare un proprio format, una propria unicità, sempre seguendo le proprie passioni, ovviamente. Sì, anche noi ne Sì, abbiamo fatti di sì. errori, video che magari pensavamo wow e poi non era niente di che. Ovviamente sbagliare è sempre utile perché dagli sbagli si impara. Sì, l'originalità premia sempre, anche la creatività, perché TikTok è appunto una piattaforma che premia l'originalità e la creatività. Quindi bisogna spiccare e far vedere proprio come si è se stessi. Quindi senza copiare gli altri, bisogna prendere spunto dagli altri senza copiarli, bisogna quindi mantenere sempre il proprio modo di comunicare e la propria originalità e personalità. E allora, magari una delle due viene un'idea, poi ci mettiamo lì e la Elaboriamo. elaboriamo. Ovviamente noi prendiamo spunto un po' da tutto, sia dalle cose che ci circondano, che magari ci suscitano qualche idea nuova, ma anche dalla piattaforma che ha tantissimi contenuti, veramente puoi trovare sempre ogni cosa diversa, quindi è facilissimo, uno ci si mette e insomma se gli piace farlo ce la fa. Sì, il contenuto è la cosa più importante su TikTok, perché ogni contenuto è unico, De devi proprio pensarla così, che ogni contenuto per te deve essere come un mini film, noi lo diciamo così perché noi diciamo che i nostri sono mini film. E quindi così, insomma, bisogna pensare proprio al contenuto, non tanto ai follower e ai like. Sì, 15 o 60 secondi in cui puoi esprimere te stesso e la propria creatività. Grazie, Grazie, un un bacione grande. bacione.